Voto unanime dei membri del Consiglio d'amministrazione del Consorzio Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi alla proposta rivista di Alitalia. Dopo due mesi di stop tecnico dovuti in gran parte al giro di ricorsi al TAR per via delle decisioni assunte nell'assemblea dello scorso 9 agosto, il piano Alitalia compie un decisivo passo in avanti. A confermare il proprio sì al piano di voli promosso dalla compagnia di bandiera tutti i componenti del Consiglio di amministrazione: Giovanni Romano, Augusto Strianese, Guido Arzano, Luigi Scorziello e Giuseppe Salvioli. Toccherà ora all'assemblea dei soci di prossima convocazione ratificare la decisione presa dal consorzio, ma il sì definitivo ad Alitalia dovrebbe essere ormai questione di giorni. Nella sua versione modificata, la proposta fatta dalla compagnia aerea consentirebbe collegamenti giornalieri fine settimana esclusi per Milano Malpensa e Roma Fiumicino, con una riduzione del rischio da parte del consorzio nel caso in cui a bordo degli aerei ci siano solo pochi passeggeri. Con un iter burocratico lineare, l'accordo con Alitalia entro fine mese sarà formalizzato e la scadenza fissata sia dal presidente della provincia Cirielli che da altri membri del consorzio di volare entro la fine del 2010 potrebbe addirittura diventare concreta. Due le questioni discusse e risolte nella seduta di ieri del consiglio di amministrazione: la nomina di Maurizio Foschi ad amministratore delegato dell'aeroporto e quella in contumacia di vicepresidente di Aeroporto di Salerno S.p.A. Antonio Anastasio. Il prossimo appuntamento, quello più insidioso per lo scalo, sarà quello del 29 ottobre, giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, che avrà un unico argomento all'ordine del giorno: la ricapitalizzazione delle casse. L'aeroporto, infatti, per la sua sola gestione costa annualmente circa 2,5 milioni di euro.